Sia lodato Gesù Cristo. Come già ci ha ricordato il Rettore, Padre Francesco, questi giorni sono giorni di preparazione, sono giorni intensi di preparazione alla festa di San Pio. E sappiamo che i giorni di preparazione sono i giorni di più intensa preghiera, ma allo stesso tempo di più intensa formazione della intelligenza e del cuore per comprendere a fondo ciò che è stato l'insegnamento, o meglio, ciò che è stata la vita di San Pio, di Padre Pio, di come lui ha saputo rispondere al dono grande che noi possiamo raggruppare in quel dono che è la santità. Ecco, forse in questi giorni noi dobbiamo imparare a riflettere sul senso della santità e che cosa significa essere santi. Ora c'è all'interno della famiglia cappuccina, come ricordava Padre Francesco, ci sono tanti santi e nel mese di settembre ce ne sono molti di santi, oltre a San Francesco Maria da Camporosso, di cui celebriamo oggi la memoria, che è un fratello questuante di Genova. C'è anche Padre Apollinare, martire della Rivoluzione francese, Sant'Ignazio da Santhià, un prete diventato ed entrato nell'ordine per vivere più intensamente la vita. C'è anche il beato Innocenzo da Berzo della provincia di Lombardia. Adesso non ricordo, forse magari i miei ricordi sono un po' sbiaditi, ma in una delle visite alla stanza e alla cella di Padre Pio mi sembra di aver visto che sul suo comodino era rimasto un piccolo libro che era la vita del beato Innocenzo da Berzo. Questo lo voglio dire perché questo sacerdote ha insegnato anche a Padre Pio, perché non è soltanto una santità personale, un modo personale, ma anche i santi imparano dagli altri santi, proprio perché c'è una profonda comunione, c'è una profonda comunione di cuore e di intelligenza. Oggi noi vogliamo indagare, riflettere su questa santità di Padre Pio che il Vangelo ci ha ricordato in un aspetto primario, un aspetto per il quale la santità non è qualcosa di personale. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, ci ha detto il Vangelo. E che significa questo? Significa essenzialmente che la santità ha un aspetto particolare che è quello della restituzione. Il dono ricevuto e accolto, perché il dono soltanto ricevuto non fa niente, eh? Il dono ricevuto è accolto. Io non so se mai avete provato a ricevere un dono, un regalo, e l'avete messo sulla credenza, così come ve l'hanno dato, messo là, sulla credenza, incartato, con tanti bei fiocchi, ma non l'avete mai aperto. Significa che non l'avete mai ricevuto, che non l'abbiamo mai ricevuto. Quindi la santità è un dono che è ricevuto. Deve essere accolto, però ha un altro movimento molto importante, altrimenti rimane morto, rimane come inanimato. Il dono ricevuto e accolto deve essere restituito. Ecco allora perché oggi si parla nella liturgia e nella parola
di Dio che abbiamo ascoltato si parla della carità. Ecco che ci viene incontro anche l'esempio di San Francesco Maria da Camporosso, un questuante che riceveva, andava alla cerca per i poveri, per i frati, ma allo stesso tempo restituiva quello che aveva ricevuto, non lo teneva dentro nella bisaccia. Padre Pio, se avesse tenuto per sé il dono che aveva ricevuto di essere con Cristo crocifisso e inchiodato alla croce, per essere con Cristo continuamente preso di mira dagli uomini e dal demonio, che cosa avrebbe fatto? Non avrebbe costruito nulla, non avrebbe dato nessuna valore alla santità che aveva ricevuto. Ecco allora che, come il questuante San Francesco Maria da Camporosso, come Cristo, possiamo dire, sulla croce, ha restituito ciò che aveva ricevuto. Se Francesco Maria da Camporosso restituiva il materiale, il cibo, ciò che occorreva al povero, se Cristo ha restituito all'umanità lo spirito di figli di adozione, Padre Pio, con lo stesso esempio di Cristo e dei santi che lo hanno preceduto, ha restituito la misericordia, l'amore. Tutti noi sappiamo le ore, i pericoli, le tentazioni, sappiamo la grande fatica che ha compiuto San Pio nello stare continuamente all'ascolto delle persone, all'offrire il perdono che veniva da Dio. Ecco perché c'è un'altra caratteristica. Questa restituzione non è sentita come propria, non è sentita come un qualche cosa che è dovuta alla mia capacità, alla mia severità, alla mia forza di volontà, ma è qualcosa di generoso che fluisce in maniera semplice, che non costringe. La restituzione è qualche cosa di grande. Voi non so se avete mai assistito a delle celebrazioni in cui i frati o le suore fanno la professione dei voti. Forse qui abbiamo qualche frate che ha appena professato i voti. Ma solitamente si prepara una bella processione, no? E si portano all'altare i doni, il pane, il vino, i sandali, le costituzioni, il cingolo, la parola di Dio, i fiori, tutto quello che volete voi. E si parte sempre dal fondo della chiesa e si arriva poi all'altare per rioffrire questi doni. Ma forse non è proprio così. Perché in questo modo non facciamo come Padre Pio, che ha ricevuto un dono grande dalla misericordia e dalla potenza di Dio e l'ha restituito in maniera libera, riconoscendo che tutti i doni erano suoi, che a lui non potevano far altro che appartenere nel momento in cui ridonava la misericordia con cui Dio lo aveva incontrato. Ecco allora che sarebbe meglio non partire dal fondo della Chiesa con tutti i doni, ma partire da un angolo dell'altare, riconoscendo che ciò che abbiamo ricevuto è dono di Dio, fare un bel giro all'interno della Chiesa per mostrare a tutti questi grandi doni che Dio ha avuto nella sua bontà la capacità di dare e riportare all'altare dall'altra parte. Questa è una vera restituzione. E Padre Pio ha fatto così, ha restituito ciò che aveva ricevuto. Sempre ha riconosciuto che tutto ciò che lui aveva e poteva, tutto ciò che stava dentro le sue mani, nel suo cuore, tutto quanto lui riceveva anche di materiale veniva restituito
perché potesse diventare splendore della santità di Dio, splendore della misericordia di Dio, splendore della bontà di Dio. Oggi San Pio ci chiama a riflettere su come restituiamo noi la vita che abbiamo ricevuto in dono, come la restituiamo attraverso le modalità più semplici della vita quotidiana, dentro il lavoro che facciamo con devozione e lo facciamo con grande desiderio di costruire un mondo nuovo. Come davvero restituiamo ciò che ci è dato nella felicità di una famiglia, nella gioia di una comunione fraterna? Come restituiamo il dono che Dio ci fa di questa vita eterna che abbiamo ricevuto, che ogni giorno riceviamo? Chiediamo a San Pio, a Padre Pio, chiediamo che ci aiuti a vivere come lui, senza una lamentela di ciò che può accadere intorno a noi, di ciò che può suscitare anche in noi il dono gratuito che restituiamo al prossimo, alla gente, agli uomini e alle donne che ci passano accanto, ai fratelli con i quali viviamo insieme. Oggi davvero la parola da portar via con noi è restituire, formarci ed educarci a restituire al Signore i doni che abbiamo ricevuto, e Lui sicuramente li moltiplicherà, ne darà di maggiori. E questo splende nella vita di San Pio, splende perché il suo restituire ogni giorno ha potuto far sorgere opere di carità, ha potuto far sorgere opere di spiritualità, ha saputo far sorgere uomini e donne come creature nuove, che non avevano interesse per sé, ma avevano l'interesse per la gloria di Dio. E forse questo è stato il gesto più grande di San Pio da Pietralcina: lasciarsi costruire nello spirito come la grande opera di Dio che potesse risplendere in mezzo agli uomini, perché comprendessero, capissero che il donarsi di Dio non era soltanto che l'inizio del nostro essere restituiti noi stessi, oggi, ieri e domani, l'umanità intera, la creazione intera, il mondo intero, restituito alla grandezza e alla paternità di Dio. Chiediamolo a San Pio perché interceda per noi e ci doni il grande sguardo che ci fa comprendere sempre di più che il dono più grande che abbiamo ricevuto è di stare come Pio, come San Pio ben sapeva, nelle mani di Dio, restituiti al suo cuore e al suo amore. Pace e bene.